30 secondi per spiegare come si vota alle elezioni regionali. Innanzitutto si vota un candidato alla presidenza, quindi si mette una X su uno dei nomi dei candidati presidenti. Poi si può scegliere una lista che può essere collegata al candidato presidente scelto oppure collegata ad un altro candidato presidente, quindi il voto disgiunto. All'interno di questa lista si possono scegliere due nomi di sesso diverso, quindi scrivendo un nome maschile ed eventualmente un nome femminile o viceversa. Sulla scheda elettorale per le elezioni regionali della Campania anche la lista del Terzo Polo ed è il movimento con candidato presidente Sergio Angrisano. Componenti della lista sono Emilia Giordano, Giovanni De Lauso, Stefania Pacifico, Lucio Giuliano, Mario Soldovieri, Angelica Visconti, Teresa Arpaia, Giuseppina Minutoli e Lucio Caruccio. 30 secondi per presentare i candidati alla carica di presidente della Regione Campania. Candidato è Vincenzo De Luca, presidente uscente con una coalizione di centrosinistra, poi Stefano Caldoro, con una coalizione di centrodestra, la candidata del Movimento 5 Stelle è Valeria Ciarambino. Poi abbiamo il candidato di Potere al Popolo, Giuliano Granato, il candidato del Terzo Polo, Sergio Angrisano, il candidato di Terra, Luca Saltalamacchia e il candidato del Partito delle Buone Maniere, Giuseppe Cirillo.